si è svolto in diretta streaming con la coordinazione del giornalista scientifico Gianluca Liva l'ultimo incontro della 13ª edizione di Affascinati dal cervello, rassegna culturale di incontri sulle neuroscienze ideata da Laura Zuzzi e promossa dall'Istituto Regionale di Studi Europei. Il problema dei disturbi alimentari, aggravatosi ulteriormente a causa del lockdown, ha bisogno di essere studiato con attenzione per risalire alle sue cause, che spesso si trovano annidate dietro abitudini quotidiane ormai consolidate. Di questo argomento ha parlato la psicologa e ricercatrice Valentina Cardi, concentrandosi sui fattori psicologici nell'insorgenza di comportamenti alimentari anomali e sulla possibilità di nuove terapie innovative. Ci sono due o più livelli, come in tutte le cose, soprattutto forse come in tutti i disturbi psichiatrici. C'è il livello osservabile, che è quello che arriva presto all'attenzione dei medici e delle strutture cliniche, e l'aspetto osservabile dei disturbi del comportamento alimentare include problemi di peso, quindi sottopeso, sovrappeso, e problemi medici associati al sovrappeso o sottopeso. C'è una dimensione però che qui è rappresentata dall'iceberg e che è spesso invisibile a caratterizzare questi disturbi dell'alimentazione. Questa dimensione include difficoltà nei processi cognitivi, nei processi di regolazione emozionale, difficoltà nel modo in cui le persone che sono affette da disturbi dell'alimentazione si relazionano agli altri. Questi aspetti nascosti includono anche risposte comportamentali abituali, quali per esempio le abbuffate, nel caso del binge eating disorder, e l'utilizzo di pratiche purgative, quindi per esempio il vomito, l'abuso di lassativi, l'abuso di diuretici da parte dei pazienti con anoressia nervosa. Il nostro approccio, l'approccio che abbiamo utilizzato, che utilizziamo al King's College per lo studio dei disturbi dell'alimentazione, ma è un approccio molto diffuso che viene utilizzato anche nell'ambito di altri disturbi psichiatrici e medici, è quello che viene definito un approccio collaborativo, ovvero un approccio che coinvolge pazienti, persone che sono guarite, carers, ovvero familiari dei pazienti, e queste meravigliose persone sono persone che hanno esperienza di disturbi dell'alimentazione. E un po' qual è il modus operandi, qual è il modello di lavoro che utilizziamo? Un modello di lavoro che parte dall'ispirazione, dall'osservazione clinica, dal dialogo con chi davvero noi definiamo expert by experience, ovvero esperto attraverso l'esperienza dei disturbi dell'alimentazione, che sono appunto i pazienti e coloro che sono vicini ai pazienti. Io vorrei ricordare anche il fatto che tu hai avuto l'opportunità di avere una borsa Marie Curie per la ricerca. E volevo chiederti come sei stata accolta in questo tuo percorso, dal principio, come è stato trovarti a viaggiare per condurre la tua ricerca e come ti trovi adesso anche a coordinare delle persone giovani in cui magari tu ti rivedi all'inizio. Io a Londra ho trovato davvero un'accoglienza straordinaria, un senso di umanità grandissimo, e sicuramente è stata un'esperienza formativa fondamentale che ha cambiato il modo in cui pensavo alla ricerca, nel senso che in Italia, insomma, mi riferisco a quando sono partita 12 anni fa, non avevo mai lavorato nell'ambito di un modello collaborativo. E quindi forse l'aspetto di ricchezza maggiore che ho acquisito a Londra è stato proprio imparare a lavorare, che poi è una cosa che avviene in modo molto spontaneo, ma avere l'opportunità di lavorare con pazienti fianco a fianco per stabilire davvero i protocolli delle ricerche, gli interventi, e questa è stata tuttora un'esperienza importantissima, ed è una esperienza che mi auguro con il tempo riuscirò a replicare in Italia.